Salve a tutti, eccoci qua su Fiat 500X. Abbiamo appena finito di installare un bellissimo car tablet dalle dimensioni abbastanza giganti, qua siamo intorno ai 12 pollici. Ripeto, siamo su una 500X. Andiamo a vedere qualche funzione, intanto accendiamo. Questo car tablet comunica con tutta l'elettronica della vettura, con i comandi a volante, in questo caso anche con il controllo vocale. Questa è la schermata della radio, possiamo tranquillamente aumentare il volume, diminuire, Lorenzo su RDS con... mettere mute, cioè, abbiamo superato e anche così via. E... andiamo anche a cambiare dallo sterzo, se vogliamo, la modalità. Andiamo su navigatore. Pensate che erano naufragate nel 1917. Su carica il navigatore. Il car tablet aderisce perfettamente alla plancia senza nessun problema, è tutto in originale. Qua la schermata della navigazione, possiamo modificare come vogliamo con due dita, possiamo spostare la mappa e fare tutto quello che vogliamo. Andiamo a vedere altre periferiche, andiamo avanti. Questa è la schermata del Bluetooth, dove praticamente possiamo accoppiare il nostro telefono. Andiamo avanti, musica, se c'è nel pennino musica andiamo a leggerla o anche nel telefono da qui. Andiamo avanti, video. Adesso arriva il video del pennino. Schermata delle applicazioni per quanto riguarda il sistema Android. Come possiamo notare, il car tablet è abbastanza veloce, abbiamo la possibilità di scorrere tra una schermata e l'altra in maniera velocissima senza problemi e andiamo a prendere le informazioni che vogliamo. In questo caso andiamo su impostazioni, se vogliamo andiamo a configurare rete internet e quant'altro, applicazioni, impostazioni eccetera. Andiamo fuori, andiamo di nuovo su applicazioni, possiamo accedere a Play Store come al solito, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Andiamo su YouTube direttamente, siamo qui, andiamo a scegliere il nostro brano. Sul dispositivo vai a radio, ecco che commuta e va da solo sul radio. Andiamo a dare un altro comando, vai a video. Ecco che si aprono i video. Ibiza Formentera su YouTube, ecco che il comando è riconosciuto, la ricerca, e ci dà la schermata. Come notate siamo qua. Aumentare il volume. Abbiamo concluso anche questo video, questa installazione di questo car tablet. Un affettuoso abbraccio dal team Car Sound. Al prossimo video. Ciao a tutti.